Un caloroso applauso per il dottor Francesco Piviero. Quanto? 45 minuti. Mi metto qua. È più facile, non ho preparato nessuna slide, volevo solo sapere se ci sono medici in sala. No, non si sente. Ci sono medici in sala. Stare qui è un po' è particolare, no? Penso di sentir parlare, perché oggi avete sentito parlare male, malissimo, no? Dei medici, e io rappresento questa categoria. Sono 35 anni che studio medicina, ho deciso di fare il medico a 3 anni perché volevo, avevo l'aspirazione, il sogno, il desiderio di guarire qualcuno, e studiando medicina mi sono accorto che purtroppo tutte quelle che erano le mie aspettative venivano deluse dal fatto, pensate, già un medico, quindi mi riferisco qui al collega, se già al quarto anno di medicina, quando si studia un esame che si chiama farmacologia, immaginate questo esame che è fatto da un librone di centinaia e centinaia di pagine, e il meccanismo di azione dei farmaci, ci sono ipotesi varie, le indicazioni sono poche righe, gli effetti collaterali e le interazioni con altri farmaci sono intere pagine, e questo è l'esame di farmacologia. Quindi già al quarto anno di medicina uno studente che è nato da bella volontà comincia a capire che forse c'è qualcosa che non va in quello che sta studiando, e poi alla fine ti laurei, ti abiliti e viene dato l'abilitazione all'esercizio della professione medica. A quel punto hai di fronte a te delle persone. Persone significa suonare per. Si sentono? No. Entità delle persone. Hai di fronte a te delle persone. Persone significa entità vibranti, ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo passato. E tu che sei medico devi cercare di, tra virgolette, guarirli o comunque di curarli. Bene, quello che succede è veramente molto complicato, perché oggi noi conosciamo 40.000 malattie, circa 40.000 malattie, e dovremmo essere a conoscenza, noi medici, di 58.000 farmaci diversi, ognuno con vari meccanismi di azione, ognuno con tantissimi effetti collaterali. Ognuno di questi potenzialmente tossico. Il corpo umano è fatto da 100.000 miliardi di cellule. 100.000 miliardi è un numero elevatissimo, è il numero 10 elevato alla 14, cioè 10 seguito da 14 zeri. Ci vuole una lavagna. Se io volessi contare una per una le cellule del mio corpo, del vostro corpo, ci vorrebbe la metà degli anni dell'intero universo. Perché l'universo esiste da 10 alla 27 secondi. Se io volessi contarle una per una, impiegherei 7 miliardi e mezzo di anni per contare il numero delle mie cellule. E in ogni cellula vengono 40.000 reazioni biochimiche al secondo. Allora vuol dire che il creatore, tutto ciò che è, ci ha fatto molto, ma molto bene. Io però, come medico, alla luce di questa complessità, devo cercare di semplificare e di mettere ordine in qualcosa che evidentemente in quel momento è disordinato. Ed è un disordine oscillatorio, poi più tardi vi spiegherò che cosa significa malattia da questo punto di vista, disordine oscillatorio. Io devo cercare però di essere un catalizzatore d'ordine, e non posso farlo purtroppo con le strategie operative che mi sono state insegnate all'università, perché la nostra fondamentalmente è una medicina che poi ho imparato dopo essere definita quella dei contrari. Cioè, se io ho un sintomo, devo abolire il sintomo. Se ho una malattia, devo stroncarla con tutti i mezzi possibili, a maggior ragione se comprendo quale potrebbe essere la causa eziologica, quindi la dimensione eziologica, quindi la causa di quella malattia. Se è un batterio, se è un virus, se è un parassita, se è un fungo, devo cercare di stroncarlo proprio per ottenere la guarigione.
Questo purtroppo è un bel problema, perché vi ho detto che abbiamo 100.000 miliardi di cellule nel nostro corpo, però il numero dei batteri è 10 volte superiore. 1 milione di miliardi di batteri. E allora questo è un bel problema, perché nel momento in cui io vado a dare un farmaco antibiotico, antibios, antivita, significa che, poiché non è un farmaco mirato, quindi se ho il bambino che ha la tonsillite streptococcica da streptococco pedemolitico, documentata magari da esami clinici, io quando do l'antibiotico, quando prescrivo un antibiotico contro lo streptococco, che in quel caso trovo a livello, dove ho fatto un esame diagnostico che si chiama tampone faringeo, lo trovo a livello delle tonsille, per esempio del bambino, comunque della gola, io non vado a dare un antibiotico che va direttamente a stroncare il batterio o un'eventuale replicazione batterica a livello delle tonsille del bambino, ma do un antibiotico che si diffonde in tutto il corpo. E quindi avremo tutti gli effetti collaterali, le controindicazioni e soprattutto quel batterio che sta lì per un motivo, fa parte di quel numero di batteri che è 10 volte superiore al numero delle nostre cellule, quel batterio, prima probabilmente di morire, segnalerà ai suoi simili il motivo per cui sta morendo, e questo si chiama fenomeno della resistenza batterica, ed è il motivo per cui oggi si arriva a dire, sono dati statistici, non vi ho portato, come ha fatto il collega prima, slide, ma vi posso dire che tutto quello che vi sto comunicando non solo deriva da 35 anni di esperienza nel campo proprio della medicina, ma deriva anche da informazioni che io prendo ogni giorno. Bene, il 90% delle prescrizioni antibiotiche, degli antibiotici che vengono prescritti oggi, purtroppo sono incongrue, perché intanto non ci sono esami diagnostici che ci dimostrano che appunto nel 100% dei casi io debba prescrivere quell'antibiotico. E la realtà clinica sapete che è ben diversa, perché purtroppo molti pazienti mi vengono a dire, per esempio le mamme di alcuni bambini, ma dottore, mio figlio, alla fine io ero disperata perché aveva sempre la febbre e continuava il mal di gola, ho chiamato il pediatra e il pediatra in fondo poi cosa ha fatto? Mi ha prescritto un antibiotico perché io ero preoccupata. Alla fine moltissime prescrizioni antibiotiche vengono fatte al telefono semplicemente perché la mamma è preoccupata e il dottore, il medico, non vuole responsabilità, ma ben sapendo che magari il problema è un problema virale, e sapete bene che sui virus gli antibiotici non funzionano. Però quello che si verifica, che si sta verificando nella pratica clinica, è che ormai i medici hanno paura dei pazienti, hanno paura di essere denunciati, cioè ormai se vuoi fare il medico devi fare una serie di assicurazioni private perché devi aver paura di quello che è la pratica clinica, perché puoi arrivare al punto che fai 100 su 100 persone, fai 99 miracoli, ammesso che siamo in grado di fare miracoli, se una persona poi comunque starà male in seguito alle tue terapie, verrai denunciato da quella persona. A maggior ragione, immaginate un medico che come me si occupa di medicina integrata. Io non mi voglio definire, non ho più bisogno, dopo tanti anni, di definirmi. Non sono un omeopata, anche se ho studiato per tanti anni omeopatia, non sono un omotossicologo, anche se il mio imprinting è omotossicologico, e l'omotossicologia entra benissimo nella dimensione dell'igienismo, perché Regere, che seconda metà degli anni 50, un medico tedesco, afferma che l'uomo è un sistema di flusso che viene attraversato da tossine, che sono in genere tossine esogene, cioè vengono dall'esterno, io devo favorire i sistemi emuntoriali dell'organismo, che sono fondamentalmente tre, il sistema intestinale, il sistema urinario, l'apparato urinario e la cute, e quindi devo favorire questi tre emuntori, e se questi tre emuntori non riescono a smaltire tutte le tossine con cui vengo a contatto, ci penserà un meccanismo fondamentale che la natura ha creato nel corso della filogenesi, dell'ontogenesi, quindi miliardi di anni, che si chiama infiammazione. L'infiammazione serve un meccanismo di difesa che serve a bruciare tossine all'interno del mesentema, che è il nostro tessuto intercellulare, il nostro connettivo. E noi cosa facciamo con la medicina ufficiale? Aboliamo continuamente infiammazioni, davvero che la nostra è una medicina dei contrari, perché il sintomo fondamentale da combattere è appunto l'infiammazione, con gli antinfiammatori,
con gli antibiotici. Se c'è una situazione allergica darò, prescriverò gli antistaminici, oppure se c'è un semplice sintomo che possiamo chiamare dolore darò un antidolorifico. Se c'è una situazione che è stata etichettata come patologia, per esempio l'ipertensione, e di basta, come diceva prima Marcello, basta abbassare i parametri e aumento il numero di malati. E sapete che nella maggior parte dei casi l'ipertensione non è una patologia che dà dei sintomi, però le persone si sentono malate. Addirittura oggi ci sono persone che vengono nel mio studio e mi dicono: dottore, sono malato, ho l'ipertensione. Allora, qual è il mio compito? Il mio compito è di spiegare alle persone il senso della malattia. Ecco perché ho scritto un libro che si chiama Benattia. Qual è il senso della malattia? Beh, allora dobbiamo cominciare a capire prima di tutto come siamo fatti. Perché poco fa io ho sentito parlare di cospirazione globale, i mass media, le industrie farmaceutiche, ma tutto quello che è stato detto, ovviamente voi siete qui, siamo in un ambiente, diciamo, privilegiato, molte di queste cose le sapevamo già. Ringrazio Marcello, ringrazio Vago, perché è sempre utile saperle. Però poi alla fine, qual è il vero problema? Che siamo noi di fronte a noi stessi e di fronte alla nostra vita. Perché vedete, poi le domande che fanno alla fine è: sì, ma io ho la tiroidite autoimmune, che cosa faccio? Come faccio a risolvere questo problema? Io ho la psoriasi, e cosa faccio per risolvere la psoriasi? E io ho il fibroma uterino, e io ho l'artrite reumatoide, come faccio a risolvere questo problema? Questo è è chiaro che in questi casi si va dal medico, perché è giusta la diagnosi, è giusta la differenziazione tra diagnosi precoce, prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Quella che ci viene spacciata come prevenzione è invece diagnosi precoce. Avete visto i danni che fanno gli esami di screening, ma questo io me ne sono accorto già 20 o 25 anni fa, che le cose non erano esattamente come mi venivano dette anche all'università. Io voglio essere un medico che si occupa di medicina centrata sulla persona. Io ho davanti a me una persona e un epifenomeno, una manifestazione fenomenologica finale, quello che la persona mi viene a dire, di tutto un vissuto, di tutta una vita. E devo cercare di creare di essere un catalizzatore d'ordine, cioè di creare ordine in una situazione che in quel momento evidentemente è disordinata. Per fare questo devo cercare di capire realmente come siamo fatti. Allora, noi siamo fatti intanto in un corpo. Questo corpo avete visto com'è complesso. E la medicina ufficiale si occupa solo del corpo. Immaginate che io mi sono laureato nell'84, ai miei tempi l'esame di clinica psichiatrica, la psichiatria, che è appunto l'altro versante di cui adesso parleremo, perché non siamo fatti solo di un corpo, ma siamo fatti anche di una mente, era un esame facoltativo. Quindi i medici della mia generazione, pochissimi facevano questo esame, perché è un esame complicato, molto diverso, assolutamente dissimile da tutti gli altri. E quindi i medici della mia generazione, che sono gli attuali cinquantenni, non hanno la possibilità di fare collegamenti tra la psiche e il corpo. E oggi sentite parlare non solo di psicosomatica, ma di psiconeuroendocrinoimmunologia, PNEI, cioè finalmente si è capito che la psiche, il sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema endocrino non sono scollegati fra di loro. Quindi se viene da me una paziente che ha una tiroidite autoimmune, o viene da me una paziente che ha un ipertiroidismo, io devo cercare di decodificare quel messaggio alla luce di quelli che sono i collegamenti tra la mente e il corpo di quella persona. E devo dare quindi un significato non analitico alla tiroide, come mi è stato impartito all'università, ma un significato analogico. Che cos'è la tiroide? All'interno del corpo umano, in questa dimensione di unità tra la mente e il corpo. Da un punto di vista analogico, quindi devo interagire con la parte destra del mio emisfero, non col mio emisfero sinistro, perché tutti i dati di cui abbiamo parlato oggi sono collegati col fatto che noi ragioniamo con l'emisfero sinistro, che è l'emisfero, quello razionale, quello mentale. E quando questi concetti vengono applicati nel campo della salute umana, facciamo danni. Perché? Perché cerchiamo di ragionare secondo una logica che è quella di causa-effetto. Ma la logica di causa-effetto non può funzionare per quello che stiamo dicendo, per come siamo fatti. Abbiamo detto che siamo persone, siamo sonare per entità vibratorie.
dove la legge di causa effetto è una legge meccanicistica. Noi non siamo fatti secondo una concezione cartesiana, galileiana, cogito ergo sum, penso quindi esisto. Anzi, a furia di pensare troppo, se pensiamo in modo eccessivo, vi posso assicurare, e lo dico anche da una delle specializzazioni che ho in psichiatria, da psichiatra, vi posso comunicare, posso affermare che ci ammaleremo sempre di più, soprattutto se le informazioni che ci arrivano, come avete visto, sono sempre più distorte. Ma il nostro cervello, che è anche questo un capolavoro della natura, arrivano 400 miliardi di bit di informazione, bit è l'unità di informazione a secondo, cioè ogni secondo al nostro cervello arrivano 400 miliardi di bit di informazione. E quelli che sono poi utili per la nostra quotidianità sono soltanto 40 al secondo. Quindi il nostro cervello filtra tutto quello che apparentemente non gli serve e lo fa in base a quelle che sono le convinzioni e le credenze che ci sono state impartite sin da piccoli, quando eravamo addirittura delle spugne da un punto di vista emozionale e informazionale, quindi dai nostri genitori, dai sacerdoti, dai mass media, dai giornali, dagli insegnanti. E poi oggi questo cervello continua a ricevere informazioni che poi sono, si vanno a incistare sempre di più nel nostro sistema, si cristallizzano. Perché? Perché veniamo bombardati da notizie, da informazioni che sono ovviamente manipolatorie, perché evidentemente c'è qualcosa dietro che ha tutto l'interesse di mantenere le persone, che abbiamo visto, malate. Io però, come medico che fa medicina centrata sulla persona, non mi voglio più occupare di malattie. Perché? Perché si perde già in partenza. Io non posso essere colui, lo dico qui al collega, che la mattina si alza, ho un passato, l'avete visto, di medico militare, ma sono andato via dall'esercito nel 2000 perché ho capito che la mia strada era diversa dal fare il medico militare. Volevo fare il medico olistico, volevo fare il medico di libero professionista puro, non volevo dipendere da nessun sistema, da nessun apparato, da nessuna burocrazia, tra virgolette. Ebbene, io non posso essere colui che la mattina si alza, combatte perché si mette un'armatura, ha la spada nella parte destra, lo scudo nella mano sinistra e comincia a combattere contro virus, batteri, parassiti, funghi o gli stessi sintomi. Perché? Perché abbiamo visto, siamo fatti in modo talmente complesso che alla fine non arriveremo da nessuna parte, perderemo. Allora bisogna cominciare a occuparsi di benessere, non di malattia. La malattia è semplicemente un messaggio che ci manda il corpo e ci dice che, adesso arriviamo alla triade, i bisogni e i desideri dell'anima non sono in risonanza con le esigenze della mente e quindi il corpo soffre. Quindi la malattia non è altro che legata alla sofferenza del corpo in base a quelle che sono delle dissonanze tra i bisogni e i desideri della nostra anima e le esigenze della nostra mente, che come diceva Osho, spesso mente, si chiama così perché mente. Però per qualcuno questo può sembrare un discorso un po' esoterico, spirituale, insomma un medico che si occupa di queste cose, che ci dice queste cose, alla fine poi abbiamo bisogno di soluzioni pratiche, un medico che parla di anima. Sì, ma io ho cercato di capire realmente come siamo fatti. Siamo fatti da sistemi, organi, tessuti, apparati, che sono fatti di cellule, che sono fatte di molecole. A livello di ogni molecola ci sono degli atomi. Quando entriamo nella dimensione atomica, atomi in cui siamo fatti, di cui è fatto tutto ciò che ci circonda, compreso l'universo stesso, entriamo nel campo che è quello della fisica quantistica, perché io sono, voglio dire, mi considero un dottore, un esperto di fisica quantistica, perché oggi un medico non può non conoscere la fisica quantistica e soprattutto non può non applicarla nella propria realtà quotidiana o cercare di farla applicare alle persone. Ecco perché sto portando in giro per l'Italia un seminario che si chiama Come applicare la fisica quantistica nella realtà quotidiana ed essere felici, di stare bene in salute. Allora, che cosa ci dice la fisica quantistica relativamente al fatto di come siamo fatti? Ci dice che siamo fatti di atomi e l'atomo è qualcosa di straordinario, perché pensate, cioè prendete l'atomo più semplice che esista, che è l'atomo di idrogeno. Siamo fatti per il 70% d'acqua, il bambino è fatto per l'80% d'acqua, l'anziano è il 50-55%, quindi la molecola di acqua è fatta
a due atomi di idrogeno e uno di ossigeno che sono assemblati insieme, è una molecola straordinaria perché ci sono due gas, è l'unica molecola in cui due gas si uniscono e si forma un liquido. Quindi buon Dio che ha creato anche l'acqua, ha creato qualcosa che è una molecola fenomenale. E all'interno dell'acqua c'è questo atomo, si chiama idrogeno, è l'atomo più semplice che esiste nell'universo, ubiquitario in tutto l'universo, perché è nella scala, nella tabella di Mendeleev, è al primo posto in alto a sinistra. C'è un solo protone e c'è un elettrone che gli gira intorno. Abbiamo detto che siamo fatti principalmente di acqua, quindi ci siamo fatti principalmente di idrogeno, quindi per semplificare vediamo realmente come siamo fatti a livello atomico. Prendo l'atomo di idrogeno, ingrandisco questo unico protone, lo faccio diventare un metro e l'unico elettrone che gli gira intorno, sapete dove lo trovo se ingrandissi l'unico protone, quindi il nucleo di quest'atomo? Lo troverei a 100 km. Così siamo fatti, noi siamo fatti principalmente di vuoto. Questi sono concetti che sono stati studiati 100 anni fa, negli anni 20, negli anni 30. I primi fisici quantistici sono venuti a contatto con una realtà che sembrava paradossale, ma noi siamo fatti di questo. E cosa c'è in questo vuoto? Cosa c'è tra il nucleo, tra questo protone e l'unico elettrone che gira intorno a una velocità che è addirittura 270.000 km al secondo, 9 decimi della velocità della luce? Siamo fatti anche di energia, come fa che la ragazza diceva, siamo fatti di energia, ma non è un discorso esoterico. Abbiamo degli elettroni che girano intorno all'atomo a una velocità di 9 decimi della velocità della luce, vuol dire che in un secondo fanno 8 volte il giro della Terra. Noi siamo fatti di queste cose, ma in questo spazio vuoto che cosa c'è? Qualcuno diceva, ma è vuoto, allora vuol dire che tutta la realtà è vuoto. Qualcun altro ha detto, ma probabilmente dice energia. L'energia oggi è un termine un po', forse direi anche abusato. Io vi posso assicurare che sono convinto che lì ci sia la coscienza, è una coscienza con la C grande, cioè lì veramente c'è il creatore di tutto ciò che è. E gli elettroni, se vogliamo assimilare questo concetto, sapete che ho scritto questo libro per Natia, c'è un capitolo dedicato alla formula della vita, che è la formula di Einstein, è uguale a mc quadro. Questa è la formula della vita, perché lì c'è tutto, c'è la massa m, la massa è il nostro corpo, perché è qualcosa di visibile, proprio perché io come medico mi devo occupare del corpo, che è filtrato dai cinque sensi. C'è che l'energia, per me in quel caso l'energia è Dio, è il creatore di tutto ciò che è, perché tutto è energia. E l'energia segue il primo principio della termodinamica, non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. E noi siamo fatti anche di questa entità. E poi c'è questa C quadro. C quadro è la velocità della luce al quadrato. Cos'è che all'interno del nostro essere viaggia alla velocità della luce e addirittura potrebbe viaggiare al quadrato? Bene, vi comunico che quello è il nostro pensiero. Il nostro pensiero viaggia alla velocità della luce addirittura al quadrato, perché io in un microsecondo posso ricordare, posso avere sensazioni, percezioni di com'ero quando ero piccolo, a 3 anni, a 4 anni, quando qualcuno mi diceva che cosa vuoi fare da grande? E io dicevo, io voglio fare il dottore. Pensate che io sono nato a Napoli, i miei genitori avevano un fortissimo accento napoletano e io dicevo, io non volevo parlare napoletano, perché? Perché dicevo, io devo fare il dottore non parla il dialetto, io devo parlare italiano. Ecco, allora, tutto quello che io vi sto dicendo è il frutto di tutta questa ricerca, che è una ricerca continua, dove ho cercato di dare un senso a quello che io ho davanti, che poi è appunto un fenomeno, cioè è una persona che viene lì ed è fatta di un corpo, ma è fatta anche di una mente. La signora qua diceva, cosa faccio per la psoriasi? Ma la cute, la pelle, da dove deriva? Da un frumento embrionale, cioè quello esterno, l'ectoderma si chiama, l'altro organo, l'altro sistema che deriva dall'ectoderma è il sistema nervoso. Allora vuol dire che se uno va a studiarsi l'embriologia, quindi ritorna al primo anno di medicina e cerca di fare i collegamenti con il cervello destro, con l'emisfero destro del cervello, non con l'emisfero sinistro, dice, caspita, ma il buon Dio ci ha fatto in una maniera talmente perfetta che ha preso due organi che apparentemente sembrano scollegati fra di loro, che sono la pelle e il sistema nervoso, e li fa derivare da un unico foglietto embrionario
che si chiama endoderma. E vuol dire che sono collegati. Se sono collegati a livello embrionario, l'embrionario continuano a essere collegati per tutta la vita. Allora, come si fa a risolvere un problema di psoriasi? Lo stile di vita è fondamentale, perché se io sto buttando fuori tossine attraverso la pelle, vuol dire, punto primo, che gli altri due motori non funzionano bene, perché abbiamo gli altri motori, sistema intestinale e sistema urinario. Qui vi potrei fare, non voglio fare una lezione accademica, però vi comunico che nella mia casistica il 70% delle persone che vengono nel mio studio sono tutte stitiche, cioè non evacuano, non, il loro intestino non funziona bene. Quando io faccio la domanda, chiedo su quello che mi è stato insegnato, come va il suo intestino, vi posso assicurare che il 90% delle persone, il 95%, mi dice bene. Ma non è così. Come bene? Che significa bene? Ma ogni 2-3 giorni, non va bene, devi evacuare ogni giorno. No, evaco ogni giorno. Come va? E allora dimmi come va. Purtroppo è una domanda da fare. La mattina prendo il cappuccino, con il cappuccino, poi mangio il cornetto e subito dopo vado in bagno. Questo si chiama riflesso gastrocolico, cioè la mucosa dello stomaco viene a contatto con qualcosa che non serve, che non è compatibile, perché nel corso degli anni mi sono sensibilizzato, sono diventato intollerante a quella sostanza e quindi si crea un riflesso, si chiama riflesso gastrocolico. Lo stomaco avvisa il mio intestino, la mucosa del mio colon in particolare, la parte finale, sigma, retto e canale anale, vedi quello che puoi fare, cerca di svuotare il mucosa che ha portato con una sostanza non serve. Vado a svuotare l'intestino, avrò anche addirittura una sorta di benesimo, che sento la sensazione di la necessità di evacuare, e sono convinto di aver svuotato l'intestino, ma quello non è uno svuotamento intestinale, è semplicemente l'eliminazione da parte del retto, o più del sigma, di feci, che sono lì da chissà quanto tempo, mentre tutto il colon discendente, la fessura destra e addirittura il colon trasverso, rimangono incasate di feci. Allora chiedo alla persona, vabbè, il tuo intestino, mettiamolo da parte, un velo pietoso cali su, perché sapete che i tedeschi dicono che la colite è la madre di tutte le malattie, cioè se non vado a risolvere i problemi intestinali non posso pretendere di curare persone. Allora, secondo il muntorio renale, bene, quanta acqua bevi in un giorno? E qui Valdo Varcano, abbiamo avuto, perché ci siamo visti in una conferenza l'anno scorso a Palazzo delle Aquile, so che gli igienisti hanno qualche problema da ridire, qualcosa da ridire sul discorso dell'acqua. Per me bisogna bere tanta acqua in un giorno, 30 ml per chilo di peso corporeo. Questa è la mia esperienza, attenzione, mi possono anche sbagliare, però dopo che dirvi un giorno, ok, mi sono sbagliato, però attenzione, il rene, il muntorio renale, il muntorio lunare funziona ad acqua, è come se volessimo far camminare una macchina senza benzina, cioè l'energia, la benzina del rene è l'acqua, lo dobbiamo far funzionare con l'acqua. Quindi per me bisogna bere tanta acqua. Quando dico alle persone quanto bevete, vi posso assicurare che le persone ormai, nella maggior parte dei casi, hanno perso il senso della sete, cioè bevono soltanto quando hanno sete. E questo è gravissimo, perché addirittura si verifica una a livello dell'ipotalamo, ci sono dei centri, sono appunto i centri della sete, a lungo andare questi centri si ipotrofizzano, per cui la persona bevrà soltanto quando realmente avrà sete. E allora il secondo muntorio, che è il muntorio urinario, non funziona bene, anche perché abbiamo scoperto che spesso beviamo un'acqua che è acidificante, è un'acqua che non fa altro che intasare sempre più il nostro mesenchima di residui acidi. E allora arriva il terzo muntorio, che è la pelle. La pelle non la facciamo funzionare come un emuntorio, perché dovremmo fare dalle 2 alle 3 ore di attività fisica al giorno per eliminare tossine attraverso il sudore. E allora il buon Dio che cosa ha fatto? Siccome il nostro organismo segue una regola fondamentale, una legge della vita, si chiama teleonomia, nel senso che tutto nella vita ha uno scopo, e il primo scopo del corpo è la sopravvivenza. Allora, poiché noi continuamente ci intasiamo di tossine e non permettiamo, dico noi, magari non voi che siete igienisti e che sicuramente avete gli emuntori che funzionano benissimo, li fate funzionare bene, ma la maggior parte delle persone non attivano i loro emuntori, il buon Dio ha creato un meccanismo che si chiama infiammazione, cioè bruciare tossine all'interno del tessuto connettivo attraverso un meccanismo bellissimo che è collegato con l'innalzamento della temperatura corporea. E cosa facciamo noi medici? Diamo la tachipirina, diamo il paracetamolo, lo diamo ai nostri figli, lo diamo ai nostri bambini quando hanno la febbre. Perché? Perché c'hanno il
inculcato la paura della febbre. Ci hanno inculcato la paura della febbre, ci hanno detto la febbre va combattuta ad ogni costo. Allora, vedete, io posso fare discorsi, ho fatto seminari, convegni, conferenze, ci sono persone che mi hanno seguito, mamme che ormai non hanno più paura della febbre, però che succede? Che quando il bambino ha 39, nonostante quello che vi ho detto, nonostante i libri che hanno letto, mi chiamano, mi dicono: dottore, mio figlio ha la febbre, in preda all'ansia, che cosa devo fare? E io gli dico: beh, te l'ho detto, no? Cosa devi fare? Intanto la febbre è un meccanismo positivo, quindi non aver paura, come diceva prima Carmelo, festeggia. Un bambino ha la febbre, vuol dire che si sta difendendo da tossine, sta attivando il suo sistema immunitario attraverso questo meccanismo che si chiama febbre. Bene, no, però mi dicono che i nonni vogliono a tutti i costi che prenda la tachipirina, perché poi ci sono le influenze esterne, no? Cioè, una volta una paziente mi chiamò, che era in lacrime, mi disse: che cosa sta succedendo? Mia figlia ha la febbre, ho chiamato la pediatra, la pediatra mi ha detto deve prendere la tachipirina a tutti i costi. Io non gliela volevo dare e lei mi ha detto: esiste una legge in Italia per cui lei deve dare la tachipirina a sua figlia. Questa, io l'ho chiamata spazio, ora non l'ho, ho detto la legge della tachipirina sulla gazzetta ufficiale, non l'ho ancora vista pubblicata. Però la realtà poi clinica è questa, perché la mamma ha paura. Paura di che cosa? Paura delle convulsioni febbrili, che se il bambino supera, cioè se c'è una certa soglia, se supera una certa soglia, il bambino può andare in convulsioni febbrili. Quello che è la mia pratica clinica, che chiedo continuamente quando incontro un pediatra: ma scusa, tu hai mai visto un bambino che è andato in convulsioni febbrili? Un bambino che è andato in convulsioni febbrili, cioè la prima volta che ha avuto la febbre? No. Che cosa succede? Il bambino ha per la prima volta nella sua vita la febbre. La mamma, sul consiglio del medico, prescrive e gli dà la tachipirina, il paracetamolo è un antipiretico, quindi abbassa la temperatura corporea. Non avendo risolto la causa che ha determinato il problema, che in questo caso è legato alla febbre, all'aumento della temperatura corporea, dopo qualche ora il bambino ritornerà ad avere la febbre alta e la mamma gli darà di nuovo la tachipirina. Abbiamo a livello dell'ipotalamo un centro che si chiama centro della termoregolazione, che è vicino a quello della fame e quello della sete. Sono dei centri fondamentali perché sono collegati con la nostra sopravvivenza. Immaginate una caldaia, immaginate che ci sia il termostato, e immaginate che io cominci a fare una caldaia anche nuova, questo meccanismo su, giù, su, giù, su, giù, finché a un certo punto il termostato va in digital. Ed ecco perché si verificano le convulsioni febbrili nei bambini. Perché abbiamo scompensato il centro della termoregolazione dopo aver utilizzato per mesi, settimane, mesi o anni, dei farmaci che sono andati a inibire l'unico meccanismo che esiste per evitare l'aggravamento delle patologie, cioè la cronicizzazione delle patologie, perché l'infiammazione è un meccanismo che serve a eliminare tossine attraverso il corpo. Questo significa interagire con la parte dell'emisfero destro del cervello e non farsi prendere dall'ansia o dalla paura di essere denunciati per un medico e prescrivere la tachipirina al telefono, perché poi la maggior parte dei casi è così. Anche qua, come prima con l'antibiotico, il medico prescrive alla mamma la tachipirina ma senza neanche visitare il bambino, perché la mamma gli dice che ha la febbre. Allora, usciamo da quest'ordine di idee, della paura, e cerchiamo di dare realmente il significato a quello che poi è, a quello che siamo. Siamo fatti di un corpo, questo corpo si autoguarisce da solo, e quindi sono d'accordo con gli igienisti, loro fanno tutto perché il corpo attivi il suo processo di autoguarigione. Quindi io vi posso dire da medico che purtroppo nessuno di noi, come operatori della salute, può guarire qualcuno. Ecco perché io non so più neanche come definirmi, non posso guarire nessuno, io posso però attivare dentro la persona un processo di autoguarigione. E cosa devo fare perché questo succeda? Devo interagire, allora, conoscere bene il corpo, su quello ovviamente io non è che posso dimenticare tutto quello che mi stanno dicendo, ma lo devo analogizzare, non analizzare, cioè devo cercare di farlo entrare in una dimensione olistica della persona. Devo interagire con la mente della persona, e qui è molto importante, perché mi diceva stamattina Carmelo, alle 2, quando ha iniziato il suo intervento,
posso dire, qualcuno direbbe il 90%, io posso dire oggi tutte le malattie nascono o comunque hanno una componente emozionale che nasce dalla psiche. Hammer, per aver detto queste cose, è stato radiato dall'ordine dei medici, il dottor Hammer, sapete, in genere tedesco, ed è stato già arrestato due volte. Ma perché succede questo? Perché lui combatte contro la medicina ufficiale. Hammer è arrivato a dire che la chemioterapia ha creato 100 milioni di morti nel secolo scorso. Allora, che cosa succede? Qual è una legge della vita? È che se io continuo a combattere qualcosa, quel qualcosa aumenta. Chi di voi poco fa ha citato il Secret, la legge dell'attrazione? Nel momento in cui combattiamo qualcosa, noi amplifichiamo quel qualcosa. E ve lo dice uno che è stato 23 anni con la divisa dell'esercito. Io ho visto guerre. Io sono stato in Bosnia alla fine della guerra dell'ex Jugoslavia, ho capito la mente umana dove può arrivare. Un bel giorno serbi e musulmani si sono combattuti fra di loro all'interno dello stesso condominio. Quando si è scatenata la guerra, prima c'erano le liti condominiali, si sono ammazzati, hanno preso le pistole e si sono sparati fra di loro. All'interno dell'accademia di Sarajevo, che era la caserma dove noi stavamo, c'era una piazza d'armi, c'erano due palazzine opposte, poi si sono schierati da una parte e dall'altra persone, cadetti che fino al giorno prima mangiavano insieme, e hanno cominciato a tirare come cecchini per cercare di ammazzare l'altro. Questo vi fa capire dove la mente umana veramente può arrivare quando non riusciamo più a interagire con quelli che sono i bisogni e i desideri della nostra anima. Allora, poco fa vi dicevo, un medico che parla di anima, ma dov'è quest'anima? Quello spazio vuoto, vi dicevo prima, che esiste tra, all'interno di ogni atomo che abbiamo, tra il nucleo e gli elettroni che girano intorno. In questo spazio che è praticamente vuoto non c'è soltanto energia, ma c'è questa coscienza globale che è esattamente la nostra anima, che poi è quella che ci connette con il creatore di tutto ciò che è. Quindi qualcuno potrebbe dire è la nostra parte divina. Bene, quando ci ammaliamo, ci stiamo semplicemente allontanando dalla nostra parte divina, perché evidentemente abbiamo intrapreso una strada troppo mentale, perché pensiamo troppo, siamo stati bombardati da troppe informazioni che non sono in risonanza con quelli che sono i nostri bisogni, i nostri desideri, che sono proprio esattamente quelli della nostra anima e che riguardano la missione della nostra anima. E allora il corpo ci sta avvertendo. Allora, primo punto, non abbiate paura delle malattie. La malattia non è qualcosa da combattere, la malattia non è qualcosa da stroncare, la malattia è semplicemente un messaggio che manda il corpo. Punto secondo, nel momento in cui io mi sono ammalato, devo cercare di fare una prevenzione secondaria. Qual è la differenza tra prevenzione primaria e prevenzione secondaria? Abbiamo visto, diagnosi precoce, viene manipolata l'informazione, vi viene data come prevenzione. Diagnosi precoce, screening, lì ci sono interessi di massa, non ne voglio neanche parlare, l'avete sentito prima. Prevenzione primaria, io medico ho il dovere, l'obbligo, di non far ammalare il mio paziente. Questa sarebbe la prevenzione primaria, cioè fare in modo che la malattia non si verifichi. L'unica prevenzione primaria che si possa fare è l'igienismo, cioè lo stile di vita. Ma questo è un discorso individuale, cioè non ci può essere un medico che parla di igienismo quando il paziente viene da lui, perché sta già male. Quindi io posso fare prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria è fondamentale nella mia pratica medica. Perché? Perché se parliamo della malattia più grave oggi, tumori, il tumore. Oggi, sapete, il numero dei tumori è aumentato del 400% negli ultimi 40 anni. 400%. Allora vuol dire che tutto quello che si sa oggi sui tumori, le campagne per la prevenzione, gli screening che sono stati fatti, non servono a niente perché sono aumentate del 400%, cioè 4 volte in più. Allora, la persona che ha un tumore non morirà di quel tumore, ma muore di metastasi, cioè muore di, tra virgolette, tumori satelliti. Se la persona ha un tumore al polmone, potrebbe togliere il polmone, vivrebbe con l'altro polmone, e invece succede che il tumore al polmone spesso metastatizza. Se un soggetto anziano, un uomo, ha un tumore alla prostata, non muore di problema alla prostata, ma muore di metastasi dal tumore alla prostata. Quindi io cosa devo fare? Devo cercare di attuare una prevenzione secondaria, cioè la persona si è già ammalata,
ma io devo fare in modo che non si ammali ulteriormente e che quindi non ci siano delle situazioni collegate, patologiche, collegate con la malattia primaria. Ecco dove entra lo stile di vita, ecco dove entra, almeno per me, perché ripeto, da me vengono persone che stanno già male, perché le domande di prima erano esattamente, sì ma io ho la psoriasi, ma io ho i fibromi all'utero, io ho l'osteoporosi. Al di là di, veramente se viene da me una persona che ha l'osteoporosi, io faccio lo stesso ragionamento di Marcello, guardo la densitometria ossea, faccio un confronto fra le varie densitometrie ossea, comincio a tranquillizzare la persona dicendogli guarda che hanno semplicemente abbassato i parametri per fare in modo da vendere i farmaci per l'osteoporosi, che oggi sono i farmaci più venduti al mondo. Per il colesterolo, quando mi sono laureato nel 1984, il colesterolo normale era 270 il valore. Poi era sceso a 250, poi a 240, poi a 220, poi a 200. Oggi un cardiopatico deve avere 180. Più abbasso la soglia, più creo nuovi malati. Questo è quello che poi si verifica nella realtà clinica, si è verificato con i trigliceridi, si è verificato con l'ipertensione. Ho incontrato una volta un medico che mi diceva che negli anni 60, nei primi anni 70, un soggetto di una certa età, mettiamo un sessantenne, diciamo la, non perché fosse vecchio, oggi un sessantenne non è sicuramente vecchio, però un sessantenne che ha una pressione intorno a 160, che spesso è variabile, immaginate, da secondo a secondo, da minuto a minuto, io mi diverto a misurare la pressione dei pazienti, prendo la terza misurazione e gli faccio notare come le prime due spesso sono degli artefatti, perché c'è la sindrome del camice bianco, anche se io non ho il camice, però la stai lì, mettono in questo, ma avete mai, andate dentro una persona e senza farvene accorgere, gli stringete il braccio, i muscoli, chiaramente ci sarà una reazione, immaginate quello che succede nel corpo, quando quello sfigmomanometro si vanno a comprimere perché ci deve essere una compressione delle arterie. Infatti io col fonendoscopio quando comincio a sentire il primo battito vuol dire che il sangue sta cominciando a refluire, quindi è un'invasione, no? Che è una metodica comunque invasiva, certo non invasiva come altre, però è sempre un'invasione per il corpo. E poi c'è il discorso emozionale, ora il dottore mi trova la pressione alta, ora magari mi prescriverà un farmaco, ormai i farmaci antipertensivi vengono prescritti a 30-35 anni perché vengono etichettati come ipertesi delle persone, dei ragazzi, dei giovani che hanno semplicemente dei problemi emozionali che in quel momento stanno vivendo delle situazioni di stress, quindi bisognerebbe capire ma che ti sta succedendo, perché fino a un mese fa la persona era normale e oggi improvvisamente si è alzata. Non si può prescrivere un beta bloccante a un soggetto 35enne perché oggi, sapete, i beta bloccanti sono dei farmaci più usati, soprattutto in quella che si chiama ipertensione giovanile, sapendo che poi nel 30-40% dei casi, dopo 10 anni, il rischio peggiore, l'effetto collaterale peggiore di un beta bloccante sono i disturbi dell'erezione. Cioè, io sto correndo il rischio a quella persona di farlo diventare impotente dopo 10 anni, abbiamo detto che una persona di 35-40 anni, e gli sto dando un farmaco senza capire realmente la causa della sua ipertensione. È una causa emozionale quella ipertensione, l'hanno fatta diventare una malattia. L'ipertensione è un fattore di rischio, così come l'osteoporosi è un fattore di rischio, così come l'ipercolesterolemia è un fattore di rischio, così come l'ipertrigliceridemia è un fattore di rischio. L'hanno fatta diventare una malattia. Allora, il medico oggi deve informare su questo tipo di concetti e tranquillizzare intanto la persona, dopodiché cercare di dare un significato alla malattia, e allora piano piano vi spiego che cos'è la malattia, senza averne paura ovviamente, e poi cercare di fare i collegamenti a livello di quello che è una dimensione globale, cioè vedere la persona inserita nel contesto in cui vive. Io la chiamo epimedicina, la medicina che è l'ecologia della persona integrata, cioè una medicina ecologica, e quindi segue i cicli della natura e entra quindi in risonanza con la natura della persona, perché abbiamo visto che siamo entità vibranti, insomma siamo di una dimensione, siamo fatti da una dimensione oscillatoria integrata nel contesto in cui vive, cioè nell'ambiente in cui ci muoviamo. Allora poco fa una persona mi ha chiesto, una donna mi ha chiesto, ma cosa si può fare per la mia tiroide? Io devo, perché il metamessaggio è: perché continua a stare male? E in questo caso, pur avendo preso farmaci tipo il tamazolo, avendoli sospesi, io continuo ad avere dei problemi, magari anche su altri organi. Allora, abbiamo inquadrato
che cos'è la ghiandola tiroide? Faccio un esempio, da un punto di vista analogico, non analitico. La ghiandola tiroide è la ghiandola che da un punto di vista analogico regola lo spazio-tempo. Cos'è lo spazio e cos'è il tempo? Cioè, sto bene nel mio spazio, mi sento inseguita dal tempo. Se la persona va in ipertiroidismo, vuol dire che sta vivendo, attraverso proprio il suo stile di vita, una serie di situazioni nelle quali si sente inseguita dal tempo. E quante persone, quante donne oggi vivono proprio questo? Ecco perché le tiroiditi stanno diventando un'epidemia. Sto bene nel mio spazio e spesso non stiamo bene nel nostro spazio. Viviamo in case che, da un punto di vista ecologico, non hanno assolutamente nessuna prerogativa. Vi potrei parlare di elettricità sporca, quella che scorre nei muri, di frequenze elettromagnetiche nocive, di telefoni cordless, del cellulare che abbiamo sempre in tasca. Quello che succede nel nostro organismo quando le frequenze elettromagnetiche nocive entrano in risonanza col nostro sistema, che è un sistema di flusso. Bene, sto bene nel mio spazio, ma no, perché torno a casa, faccio un lavoro che non mi piace, torno a casa e litigo con mio marito, col quale non andiamo più d'accordo, non capisco più i miei figli, come faccio a stare bene nel mio spazio? Allora ci ammaliamo anche per questo. Allora, cominciamo a cambiare stile di vita cercando di trovare una soluzione individuale. Questo il medico, un medico olistico da questo punto di vista può fare veramente molto, perché può accendere dei file. Dopodiché la persona deve attivare un processo di autoguarigione. Allora, come faccio a star bene? Quanto altro ho? 20 minuti. Allora, come faccio a star bene? La parola d'ordine, come faccio a stare in salute? Come faccio a guarire se mi sono ammalato? Allora, la prima cosa è il cambiamento, devo cambiare. Cos'è la guarigione? È il cambiamento. Se voglio guarire, a maggior ragione se mi sono ammalato, devo cambiare qualcosa nella mia vita. Cambiare qualcosa nel mio stile di vita, cambiare qualcosa che è collegato col mio corpo, con la mia mente e con la mia anima contemporaneamente. Ma come faccio a cambiare? Per cambiare, visto che la guarigione è sempre cambiamento, devo scegliere. La maggior parte dei casi noi non scegliamo. Noi continuiamo a fare una vita che spesso non ci appartiene perché non riusciamo a fare scelte, scelte nostre, scelte individuali. Spesso scegliamo e ci facciamo condizionare, ci facciamo manipolare da quello che dicono gli altri, non sono nostre scelte. Il libero arbitrio è condizionato e manipolato dai mass media, Marcello ce l'ha detto. Non scegliamo, e se non scegliamo non possiamo cambiare, quindi non possiamo guarire. Come facciamo a scegliere? Per scegliere dobbiamo attuare la consapevolezza. Quello che faccio io, che tento di fare, è una medicina della consapevolezza. Bisogna essere consapevoli. Ma cos'è questa consapevolezza? È un parolone, no? Perché oggi tutti parlano di consapevolezza, i New Age, i libri, eccetera. La consapevolezza significa riuscire a ritrovare qual è la missione della mia anima. Cioè, che ci faccio al mondo? Che ci faccio qua? Che ci sto a fare? Cosa faccio? Faccio un lavoro che non mi piace? Aspetto la pensione? E poi prima o poi morirò? Perché sono nato? Perché vivo? Perché devo morire? Che senso devo dare alla mia morte? Perché esiste la morte? Poi qui si potrebbe aprire un capitolo, ma non è l'argomento, perché vi comunico che la morte non esiste alla luce di quello che vi sto dicendo. Fidatevi, che adesso poi arriveremo alla parola fede, alla fiducia, e siamo arrivati a come riuscire attraverso per arrivare alla guarigione. Quindi abbiamo detto cambiamento, scelta, consapevolezza. Che cosa significa realmente essere consapevoli? Per essere consapevoli c'è una parolina semplicissima di riuscire ad attuare dentro di noi la consapevolezza, è vivere il presente. Noi ci facciamo sempre condizionare dal passato, dal futuro. Dal passato ci arrivano i sensi di colpa, il non detto, il non fatto, il non vissuto, la tristezza, la nostalgia, il rammarico, e dal futuro ci arrivano le paure, l'ansia anticipatoria, tutto quello che non conosciamo perché non è, ancora non l'abbiamo vissuto, e non riusciamo mai a vivere il presente, che è l'unico tempo esistente, ce lo insegna la fisica quantistica. Vi ricordate, Einstein non era un fisico quantistico, però con il famoso esperimento dei gemelli, il gemello va in orbita e su una navicella spaziale, il paradosso è che questa navicella viaggia a una velocità che è quasi uguale a quella della luce, 300.000 km al secondo.
quando ritorna sulla Terra, trova il gemello che nel frattempo è invecchiato, e lui non è invecchiato per nulla. Quindi anche questo concetto del tempo, lui ha avuto questa bellissima intuizione di unire le tre dimensioni dello spazio col tempo, un'altra dimensione, quindi lui ha detto viviamo in una realtà che è quadridimensionale, non è tridimensionale, non siamo in 3D, siamo in 4D. Poi la fisica quantistica e la teoria delle stringhe addirittura arrivano a pensare che viviamo in una realtà che ha 11 dimensioni o addirittura qualcuno dice ha 21 dimensioni. Questa si chiama teoria delle stringhe, perché se io volessi andare ancora una volta ad analizzare come è fatto quel famoso atomo di idrogeno di cui vi parlavo, e c'è il nucleo, l'unico protone, poi c'è l'elettrone che gli gira intorno, ingrandisco il nucleo, faccio diventare un metro, l'elettrone che gli gira intorno è a 100 km, in quello spazio non c'è il vuoto ma c'è la coscienza, voglio vedere come siamo fatti a livello fisico. Il protone è massa, e noi siamo fatti di massa, i cinque sensi filtrano quello che siamo, cui siamo fatti, cioè il nostro corpo. Come è fatto quel protone? Quel protone è fatto di quark, e i quark sono fatti di stringhe, e le stringhe sono vibrazioni. Quindi tutto ciò che esiste è semplicemente una vibrazione, una dimensione oscillatoria. A seconda di come vibra, io avrò esseri umani, minerali, avrò il muro, avrò la sedia. Allora, tutto è una dimensione oscillatoria. Ecco perché dicevo poco fa, io mi trovo di fronte a persone, suonare per entità vibranti, cariche delle loro paure, cariche dei loro stati d'animo, cariche di tutte le parole che gli sono state dette. Le parole sono vibrazioni, sono fenomeni oscillatori. Quando viene da me un paziente e mi dice, dottore, sto malissimo, non riesco più a muovermi, ho l'artrite reumatoide, mi è stata diagnosticata 35 anni fa. Mi fa vedere tutti gli esami, sì, diagnosi di artrite reumatoide, però io cerco di capire perché quella persona sta così male. Cioè non dovrebbe avere tutti quei sintomi, non dovrebbe avere tutti quei dolori. Ci sono persone che hanno l'artrite reumatoide e convivono con la loro malattia. Allora gli chiedo, ma vediamo, andiamo all'inizio. Un bel giorno stavi bene, poi che cosa ti è successo? Ho cominciato ad avere dolori alle articolazioni, ho cominciato a fare i primi esami, le radiografie, e poi da queste abbiamo fatto gli esami di sangue, è venuta fuori la diagnosi, sono andato al grande professore, ho fatto il viaggio della speranza, il reumatologo più esperto in Italia. E cosa ti ha detto il reumatologo più esperto in Italia? Ha confermato la diagnosi, mi ha dato dei farmaci ancora più potenti rispetto a quelli che prendevo, perché l'escalation qual è? Ti do l'antinfiammatorio, se l'antinfiammatorio non funziona, ti do il cortisonico, se non funziona il cortisonico ti darò metotrexate, la zavioprina, cioè vado avanti, sali d'oro, prima si dà, cioè aumento sempre di più, è come se c'è una mosca sul muro, io potrei farla uscire, no? Se mi dà fastidio, perché poi magari la mosca non mi dà manco fastidio, se la posso far uscire da questa stanza, e anziché farla uscire, perché la mosca mi dà fastidio, certo potrei schiacciarla contro il muro, proprio il muro si sporca, potrei mettere un insetticida, ma ci intossichiamo tutti, invece in quel caso sparo col bazooka, colpisco la mosca, il muro cade, però ho ottenuto un risultato, cioè la mosca è morta. In quel caso, cosa ha detto il grande reumatologo? Purtroppo, non solo lo ha combattuto con farmaci sempre più potenti, ma gli ha detto una cosa, una semplice frase. Di fronte alle sue insistenze, probabilmente, dottore, ma che cosa, cos'è questa malattia? Che cosa mi può succedere? Il famoso reumatologo, 35 anni prima, gli ha detto potrebbe un giorno finire sulla sedia a rotelle. E quella è l'informazione che va scardinata dal suo sistema anima-mente-corpo, dalla sua psiche, perché va a impregnare completamente il suo sistema. Ogni volta che quel soggetto avrà un dolore, la sua memoria, la memoria che si è instaurata, interagirà a livello corporeo, perché farà riferimento alle parole, a quelle vibrazioni emesse dalle parole di quella persona che ovviamente era carismatica, perché è il grande professore, sono andato da lui, ho fatto il viaggio della speranza, gli ho dato una parcella incredibile, vuoi che non si sbagli? Allora noi cosa dobbiamo fare? Qual è il senso? Perché io sto qua? Perché Carmelo mi ha invitato, perché ha letto il libro Pena di Dio? Perché io devo essere, se voglio far star bene le persone, non soltanto dire alla persona di cambiare stile di vita, e quindi dico, leggi i libri di Valdo Vaccaro, perché l'igienista perfetto, lui sulla sua persona li applica tutti i giorni, ma io devo anche
che fronte, cioè nel mio studio arrivano persone all'ultima spiaggia, arrivano persone con tumore, arrivano persone con tumori metastatici, arrivano persone con tumori metastatici che hanno già fatto le chemioterapie e non hanno funzionato, arrivano persone che sono purtroppo veramente all'ultima spiaggia, tant'è vero che il mio studio l'abbiamo chiamato Omega, l'ultima lettera dell'alfabeto greco, perché alla fine la segretaria quando riceveva le telefonate fa: è l'ultima spiaggia, non so più a chi rivolgermi. Questo è poi quello che succede nella realtà clinica di tanti medici che decidono di passare questo, io lo chiamo Stargate, no? Questa soglia, e di dedicarsi quindi nella loro professione ad andare oltre, cioè a trovare altre strategie. Bene. Ah. Avete capito che se io parlassi ancora Allora facciamo le domande, perché ecco, io vi ho illustrato un pochino, non vi ho voluto portare slide perché non voglio fare una lezione accademica, però è molto importante quello che le mie parole, quello che possono evocare in voi, elicitare in voi, è molto importante. La notizia, infatti ci siamo sentiti con Carmelo qualche giorno dopo, no? Caspita, io vado lì e adesso vado a dire queste cose, ma queste cose non si possono non dire, perché attenzione, io non combatto nessuno, non parlo male di nessuno, ognuno segue quello che gli deve seguire, quello che gli detta la propria coscienza. Io non dico che ci sono dei medici in malafede, se sei ignorante non le sai le cose, non c'è niente da fare, se ti hanno insegnato che per l'artrite reumatoide devi dare prima gli antinfiammatori, poi i cortisonici, poi la zatopina, poi il salidoro, poi il metotrexato, se non funziona continui a fare il giro, che è un po' il gioco delle tre carte, va bene così. Però attenzione, è la nostra vita, è la nostra salute, cerchiamo altre strade. Oggi c'è internet, non puoi più ancorarti a un'unica possibilità, cerchiamo, troviamo. E internet da questo punto di vista è bellissimo, alcune persone mi conoscono semplicemente perché cliccano vai sul motore di ricerca Francesco Oliviero, vengo subito io, c'è il mio sito, il sito dell'associazione, quello che facciamo. Io continuamente nella nostra associazione facciamo seminari, conferenze, convegni su queste cose di cui vi sto parlando, percorsi di fisica quantistica applicata alla realtà quotidiana, non si può più ignorare tutto quello che vi sto dicendo. Allora, domande, vediamo. Sì, facciamo domande. Sì. Saranno, ognuno avrà una domanda da fare a questo punto, perché credo di avervi sollecitato abbastanza. A tanta voce, dai. Come facciamo a venire da lei? Allora, domanda pratica. Allora, c'è un piccolo problema. Che io non posso vedere più di 7-8 persone al giorno se lavoro dalla mattina alla sera, perché per interagire con una persona ci vuole minimo un'ora, non si può, cioè, immaginate, l'altra volta ho visto un collega medico di base massimalista, 1500 mutuari, che in una mattina vede 55 persone, che deve vedere 55 persone dalle 9 alle 13. Ma scusami, allora, puoi dire anche che lui verrà 3-4 volte all'anno, posso? Vediamo, sì. Vediamo, però sì. 3-4 volte all'anno verrà qui a Bergamo. Quindi possiamo organizzare. Tu me l'hai detto? Sì, assolutamente. Sì. Allora dicevo. Sentire parlare un medico così mi riempie di gioia. Bravo. Deve vedere 240 minuti 55 persone, fa del conto, quanto ha? 4 minuti e mezzo a persona. In quei 4 minuti e mezzo tutto è burocratico, cioè deve mettere nome, cognome, codice fiscale, è vero che c'è il computer, no? Però poi deve scrivere una terapia, quindi l'interazione, eventualmente l'empatia che dovrebbe esserci tra il medico e quella persona, è ridotta a pochi secondi,
quindi non può fare una diagnosi. Immaginate parlare di queste cose, perché io a miei pazienti parlo di queste cose. Quindi leggi libro, vai su internet, informati, questo è fondamentale. Allora, non stiamo, qualcuno mi ha detto, ma chi sei tu che stai inventando una nuova medicina? Ma io non sto inventando nulla, ma questa non è neanche medicina, è un'ecologia della persona integrata, non voglio neanche più il termine medico. Cioè, i igienisti lo dicono, dobbiamo attivare dentro di noi semplicemente il processo di autoguarigione, come fanno gli animali, però dobbiamo essere in dimensione di risonanza con la natura, ecologia, dobbiamo considerarci persone, quindi entità vibranti, e quindi rispettare i bisogni e i desideri della nostra anima, le esigenze della nostra mente e ovviamente soprattutto i nostri bisogni corporei, e poi dobbiamo essere integrati con l'ambiente in cui viviamo. E una cosa bellissima per fare questo è ogni giorno gioire della vita, cioè la vita è bellissima, noi non ci rendiamo conto più di cosa significa respirare, cosa significa camminare, cosa significa guardare un tramonto. Abbiamo perso di vista questa cosa, ce ne accorgiamo soltanto quando ci ammaliamo. Ah, ho problemi all'occhio, com'era bello prima vedere tutto senza le macchie. Sì. Ho problemi alla gamba, com'era bello prima quando non avevo i dolori al ginocchio e potevo fare i salti. E questo di cui non ci rendiamo conto. Allora, vivere il presente è esattamente questo. E continuando quel discorso che facevo prima, presente, per vivere il presente dobbiamo sentire, non più pensare, pensare di meno e sentire, percepire di più, e per sentire dobbiamo avere fede. La fede non è una dimensione religiosa, la fede è una dimensione dell'anima, cioè avere fede nella vita con la V grande. Fiducia, fiducia. Bravo, bravo, bravo Francesco, bravo, bravo. Volevo dire che al 29 giugno sarai con noi. Per avere fede, però, c'è una parolina che è fondamentale. Dovete entrare nell'ordine di lei che tutto è giusto e tutto è perfetto. Allora è perfetto anche quello che sono i dati che ci sono stati propinati oggi. Evidentemente c'è un disegno e noi siamo qui proprio perché attraverso quella dimensione dobbiamo cercare di sublimarla, di trasformarla e di alchimizzarla. Cioè dobbiamo trasformare qualcosa che apparentemente è negativo in positivo. Questa è la penalty. Trasformare la malattia in penalty. È più semplice di quello che potete pensare. Per fare questo dovete portare la gioia nella vostra vita. E sapete qual è la concezione opposta rispetto alla paura, visto che oggi abbiamo parlato di paura? Qual è l'emozione opposta alla paura? Si chiama amare. Bravo, bravo. Allora, non sappiamo amare, non sappiamo amare. Il consiglio che vi do è, adesso, da ora in poi, non per quello che vi sto dicendo io, cominciate ad amare. Amare con la A grande, però, ma con la piccola, perché ci hanno sempre detto di amare con la A piccola. Vivere nell'amore, con l'amore per amore. Bravo! Bravo, bravissimo! Sei veramente, guarda, sei uno dei nostri! Sei uno dei nostri! Bravo! Bravo, bravo, bravo! No, vabbè, guardate che ci vuole coraggio a venire qui da medico, eh? Non è una cosa semplice, è un collega, no? Aspetta, c'è un portafoglio qui. Abbiamo trovato un portafoglio nero. Chi l'ha perso? Questo è amore, vedi perché? Sì. Ci sono dei documenti. De Zotti Marco. Sì, ecco. Lo facciamo qua. Allora, domanda? Chi è il proprietario? Per cortesia, il proprietario. Collegamento strano tra malattie di diabete di tipo 2. Ecco, allora
dobbiamo capire che cosa sono le malattie da un punto di vista biochimico. Tutte le patologie, lo dice il dottor Yang, io ho avuto la fortuna di incontrarlo nel novembre scorso a Milano, sono patologie da acidosi. Quindi il diabete, soprattutto quello tipo 2, è una patologia da chetoacidosi, ma ce l'hanno insegnata all'università, solo che poi l'abbiamo dimenticato. Quindi quando un soggetto ha il diabete sarà una piaga mondiale negli ultimi 20 anni, nei prossimi 20 anni, lo è già da 20 anni e lo sarà nei prossimi 20-30 anni. Cioè tantissime persone si ammaleranno di diabete tipo 2 per lo stile di vita. Perché? Perché sono tutte persone che sono in acidosi. Allora cosa dobbiamo fare? Alcalinizzare i nostri pensieri. Quali sono i pensieri alcalini? Sono quelli di amore, sono quelli di gioia, sono quelli della felicità. Quali sono i nostri pensieri acidi? L'invidia, la gelosia, l'orgoglio, la paura, la rabbia, tutte le nostre emozioni negative sviluppano, sono collegate con pensieri acidi che vanno ad acidificare il corpo secondo questo concetto della PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia. Yang direbbe, non ci sono 40.000 malattie, ma ce n'è una sola, che si chiama acidosi, e ha 40.000 sfumature diverse. Batman Ghedini, io ho scritto il mio libro Acqua e Coscienza, l'ho dedicato anche a lui, direbbe, non ci sono 40.000 malattie, c'è un'unica malattia che si chiama disidratazione. Cioè, la maggior parte delle patologie sono da carenza di acqua. Io, Francesco Oliviero, che cosa dico alla luce di tutti gli studi che ho fatto? Ha ragione Yang, perché Yang lo vede da un punto di vista biochimico. Ha ragione Batman Ghedini, perché anche Batman Ghedini lo vede da un punto di vista proprio fisico. Ma la malattia è legata a una ipoergia, cioè un abbassamento dell'energia vitale. Quando c'è una malattia, utilizzo uno strumento che si chiama EAV, elettroacupuntura secondo fuoco. Ovviamente non lo utilizzo secondo quello che mi è stato insegnato dai tedeschi già nel 1989, ma io faccio prendere al soggetto i due elettrodi e vado a misurare secondo una scala che darà da 0 a 100, i valori normali vanno da 82 a 88, qual è l'energia della persona. Quando viene da me un paziente tumorale, un paziente che ha una malattia grave, ha un livello energetico molto basso, perché addirittura cos'è il tumore da un punto di vista energetico, visto che le cellule sono in forte replicazione? Da un punto di vista energetico è un buco nero, cioè assorbe energia e non la ritrasmette all'esterno. Allora, per curare un tumore, per curare una malattia grave, io devo dare energia, devo innalzare il livello energetico della persona, devo capire perché il livello energetico di quella persona si è abbassato. Com'è che si è abbassato? Perché pensa in modo acido, pensa in modo negativo, perché ha uno stile di vita che continuamente gli fa eliminare elettroni. Allora io gli devo dare energia, gli devo dare elettroni. Ecco perché mi sto interessando di acqua alcalina, perché l'acqua alcalina ti dà elettroni. Ecco perché tutto quello che ci viene dal mondo della natura, soprattutto dalla frutta e dalla verdura, è fondamentale. Perché? Perché ci dà energia sotto forma di elettroni. Ecco perché Carmelo ci dice, vai a piedi nudi sulla Terra, così prendiamo gli elettroni della Terra, perché abbiamo perso il contatto con la Terra. Si chiama Earthing. Il posto più bello dove voi potete andare, magari qui, non lo so se ci sono, cioè io vivo a Palermo, sono nato a Napoli, vivo a Palermo, per me il mare è fondamentale. Sulla Battigia, dove ci sono i quattro elementi fondamentali, una giornata di sole c'è la luce, c'è il calore, quindi il fuoco, c'è l'aria, ovviamente per respirare, immaginate l'aria che si può respirare sulla riva del mare, c'è la terra, quindi il contatto nudo dei piedi con la terra, e c'è l'acqua che sì. Arriva a lavare i vostri piedi. Ogni meno ti sei dimenticato la terapia dell'abbraccio, per la miseria, quello lì lo deve dire, allora, la terapia dell'abbraccio, abbracciamoci! Se siete sulla battigia, se siete con la vostra donna, o comunque se siete con delle persone che siete in grado di abbracciare, tutti ci vogliamo abbracciare. Ho fatto anche questo, Il 31 dicembre a Piazza Politeama a Palermo, e se andate sul sito trovate le foto e il video, abbiamo fatto abbracci gratis. Cioè, ci siamo messi una bella lista. Io, infatti c'è qualcuno che mi ha detto, come ti sei ridotto, un medico come te che sei ridotto ad abbracciare sconosciuti. Ma esattamente questo è il messaggio che dobbiamo dare. Ci siamo messi le pettorine, abbracci gratis, e abbracciavamo sconosciuti. Questa è la teoria e la terapia fondamentale. Un applauso! Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ecco.